Ilaria Paoletti, 2 giugno, festa della Repubblica e ci sono dei lavoratori che difendono il loro posto di lavoro. Da ieri sera, dopo aver appreso la notizia che la proprietà aveva chiesto la revoca del concordato, abbiamo definito in assemblea che parte un'assemblea permanente ad oltranza con turni già organizzati che coprono dalla mattina alla sera tutto lo stabilimento, con l'obiettivo di far arrivare un messaggio chiaro, per cui indipendentemente da quello che può essere il fine e gli interessi personali che sulla pelle dei lavoratori si sta continuando a portare avanti, l'azienda non è soltanto dell'imprenditore, non è soltanto del proprietario, ma è anche dei lavoratori. Oggi Valdarno è uno stabilimento che avrebbe tutte le potenzialità per poter ripartire, ci sono le professionalità, ci sono gli ordini, ci sono i clienti, ci sono i fornitori, ma se i lavoratori scelgono che l'attività non debba andare avanti, questo dimostra che o si fa l'interesse collettivo, sono gli stessi lavoratori che fermando l'attività definiscono il destino di questa azienda. Per cui l'appello che noi facciamo è che se c'era un investitore si possa ritornare indietro, la proprietà rivaluti i suoi passi e comprenda che c'è soltanto una via da percorrere per rimettere in sesto questo stabilimento, che è quello di trovare qualcuno che inietta liquidità. I prossimi step quali saranno da parte vostra? Per il momento continuiamo in assemblea permanente in attesa di capire quelli che saranno le evoluzioni dei prossimi giorni. È anche difficile fare delle ipotesi perché questa è una vertenza anomala, diversa da tantissime altre, in cui ti aspetti sempre che ci possa essere uno scenario abbastanza prevedibile e logico, ed invece poi di logico e di prevedibile in questa vertenza non c'è mai stato nulla. Sarà coinvolto o è stato già coinvolto il Ministero? Abbiamo fatto una richiesta unitaria come FIM, FIOM e WILM nazionali per richiedere anche il coinvolgimento del Ministero.